Eccoci qua amici, allora praticamente manca pochissime ore al termine della campagna elettorale, è stata dura, durissima. Vi dico sinceramente che di campagne elettorali così dure, così veramente contrastate ne ho viste pochissime, anzi forse questa è la peggiore nel senso proprio della parola, perché veramente ci sono stati degli scontri incredibili. Però abbiamo la possibilità di riscattare questa benedetta città. Io ve lo dico subito, senza mezze parole. Io domenica mattina mi sveglio presto, perché il mio seggio è molto affollato, così non faccio la fila, e mi dispiace, ma io voterò per Simonetta Marina. Perché? Perché i motivi sono due essenzialmente. Innanzitutto perché la conosco da tanti anni e so che Simonetta è veramente un profilo professionale elevatissimo. Anzi, sono orgoglioso che sia la capolista della Lega, ve lo dico sinceramente. E seconda cosa, perché ha tutte le possibilità non solo di fare bene, nel senso che è la nostra candidata anche come prosindaca, con Michetti sindaco, ma sono certo, certissimo, che quando sarà in Campidoglio riuscirà veramente a prendere, come si dice, il toro per le corna e risolvere tante cose. Ha la professionalità e l'ha dimostrato di farlo. Ma ho parlato sin troppo, vero Simonetta? Scusami, ma ci tenevo a dirti che tutto l'appoggio possibile e immaginabile è per te. Grazie Antonio, io ti dico grazie perché tu sei il mio principale supporto e io sono sei un professore universitario, sei un vittorio di riferimento per gli esseri. Ma soprattutto, scusa, sono un romano che ci tiene a Roma. Ma anch'io sono romana, io amo Roma. Mi sono candidata proprio perché amo Roma e non posso vedere ridotta Roma in questo modo. Io mi sono dimessa dalla magistratura per iniziare questo viaggio all'interno della città, viaggio che spero mi conduca insieme a Enrico Michetti in Campidoglio per cambiare radicalmente il volto di Roma, che è un volto irriconoscibile perché devastato dalla spazzatura, devastato dall'incompetenza, dagli autobus che non passano, dalle siepi incolte, dai giardini in uno stato assolutamente degrado, dall'insicurezza che regna sovrana in alcuni quartieri, e non ce la metteremo tutta per cambiare la dinamica. Questo è per girare pagina a 360 gradi, quindi dateci fiducia e vedrete che ve la restituiremo, dico sempre, con gli interessi. Oh, ve lo dica la romana, vedete un po' di votare per cortesia Simonetta Amatore, perché non so se l'avete capito, ma è una donna con gli attributi e qui a Roma ne abbiamo veramente bisogno. Grazie amici, e ricordate che potete votare anche lunedì, mi raccomando, fino alle 2 si può votare, mi raccomando, grazie.